L'amministrazione comunale di Pescara ha attivato un percorso di orientamento e inclusione socio-lavorativa per ragazzi con disabilità. Tutto questo in collaborazione con l'associazione Diversi Uguali, presieduta da Gianna Camplone. I partecipanti svolgeranno tirocini formativi nell'ambito di imprese turistiche e in particolare di stabilimenti balneari. I contenuti del progetto sono stati illustrati questa mattina presso gli spazi comunali di Via Tavo, dove ha sede proprio l'associazione Diversi Uguali. Saranno 6 i ragazzi coinvolti in questo progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale e dall'assessore Nicoletta Dinisio. Tanto lavoro e soprattutto tanta sensibilità, perché io arrivo agli obiettivi quando dall'altra parte, come in questo caso gli stabilimenti, hanno dimostrato sensibilità a questo problema. Questi ragazzi speciali che andranno inseriti negli stabilimenti per fare ognuno di loro poi un lavoro diverso, chi sarà al bar, chi si occuperà delle spiagge, insomma un lavoro dove li gratificherà. Noi come comune, come amministrazione, ci siamo preoccupati di mettere la parte tecnica, c'è un piccolo stipendio per loro per dirgli anche grazie del lavoro che svolgeranno, e un assistente dove l'associazione Diversi Uguali ci ha messo a disposizione, quindi tutta una catena per avere poi un grande risultato. Considerando il grande successo che questi tirocini stanno riscontrando e anche la necessità da parte del territorio di vedere sempre di più progetti che mirino all'inclusione delle persone con le disabilità, che sono anche al centro delle riforme promosse dal governo, l'assessore Dinisio ha voluto estendere la coprogettazione implementando le risorse per poter permettere a 6 ragazzi di svolgere tirocini durante la stagione estiva. Per loro è fondamentale, perché loro sono parte della società, e come lo siamo tutti noi, e come hanno detto dei grandi prima dell'associazione degli Diversi Uguali, il lavoro dona dignità. E loro da queste attività di tirocinio inclusivo non hanno solo l'aumento delle loro capacità, delle loro risorse, delle loro abilità, hanno proprio una rinascita in senso sociale.